Alexa, porco Porco d***o. Porco d***o. Porco d***o. Ma vai a fare in culo. Dalla scatola del trogiagio prendiamo questa radio che sembra un cesso, ma in realtà è un cesso. È un cesso su cui qualcuno ha già messo le mani. È una cagata cinese made in Hong Kong ed è per questo interessante. Si rende quindi necessario aprire questa radio per verificarne il contenuto tecnologico. Porco d***o. Fanculo cane. Fanculo cane. Ottimo. Viti a taglio, testimoni di un tempo che una volta era migliore, un tempo migliore in cui la gente viveva in modo semplice e dove le cose erano fatte per essere riparate in modo semplice. Le viti a taglio si possono aprire anche con strumenti di fortuna. Ora vediamo come... Ecco, l'ho già rotto. Porco d***o. Cane, questo l'ho già rotto, ma va bene, è praticamente del cartone, del finto legno cartone merda. Non si fosse capito, sono un coglione. Ed ecco che all'interno vediamo già un'alimentazione che in un precedente video io avevo incollato alla meno peggio con la colla, che ora scollerò, perché qua abbiamo delle meraviglie, delle vere meraviglie. Meraviglie che però, vedo un filo staccato, suscitano in me un profondo sentimento di orrore, di horror, di vero horror. Analizziamo insieme queste cose meravigliose. Prima di tutto, gruppo alimentazione scrotale. E questa è quella che si chiama una costruzione scrotale, vedete? Ricorda lo scroto, questo aborto di pezzi uniti così. A caso, io adesso sto cercando di eliminare, di aprire la colla che ho messo con una mano, perché ho fatto la cazzata di incollare sto trasformatore. Pezzi di nastro che vengono via. Ok, l'ho scollato. Voi non potete osservare, ma quando ho preso questa radio ai primi tempi,
Era così, era a cazzo di cane, era messa a cazzo di cane e io adesso qua non so. Siccome questo è tutto un troiaio, io adesso comincio a tagliare fili e il verde lo taglio qui, così lui mi rimane appeso lì, ecco. Poi qua ho un condensatore gigante, madonna mia che troiate, madonna, ma qui chi ha fatto questa roba? Aveva veramente in mente lo scroto di qualcuno per realizzare una cosa del genere. Qui c'è un condensatore gigantesco della Siemens, molto simpatico, molto carino, 4 microfarad 630 volt. Che strano, questo sembra molto antico. Sembra molto antico ed è avvitato con queste due viti laterali anali. Qua c'era un altro trasformatore, vedete che c'erano i buchi per le viti. Quindi questo trasformatore non è il suo e manca della staffa. Ora io voglio svitare questo condensatore. Mi dispiace, con una mano non ci riesco, ma allora finiamo di guardare. C'è un transistor d'oro, guardate, transistor in oro, che meraviglia. Poi c'è l'antenna in ferrite, ci sono dei condensatori, questo qua cilindro nero è praticamente un contenitore di plastica con all'interno dello sterco di capra pressato che fa da elettrolita, e questo va sicuramente cambiato. Questi sono allo sterco di capra. E per il resto poi c'è l'orologio con questo contatto che non sappiamo da dove viene, cercheremo di capirlo analizzando i vari punti se c'è una saldatura staccata da qualche parte. Temo che non ci riusciremo mai. Ok, procederò sorseggiando il caffè. Dopodiché smontando questo condensatore, che sicuramente sono sicuro che c'è, esatto, ci sono i dadi, questo se lo togliamo non lo rimetteremo mai più. Potrebbe essere uno di quei condensatori carta olio quasi eterni, se non eterni. Lo vedremo dopo. Per ora devo cercare di fare di tutto, toglierlo e guardarlo e tenerlo in mano, perché lo scopo è tenerlo in mano e poi perdere le vitine, ovviamente, come sto per fare. Ed eccolo qui. Ah, ecco, lì è collegato il rosso qui, rosso qui, rosso. E io lo filo il castro, però. Ecco. Così questo se ne va a fanculo a prenderselo qua, a prenderselo in quel posto. Vediamo cosa c'è qua sotto. C'è la connessione di questi due fili saldati con la merda anale. Quindi dalla 220 volt io entro e con una delle fasi vado qui al motore e vado al trasformatore. Però da qua vado al condensatore, praticamente questo è il condensatore per il motore, sembrerebbe. Molto bene, allora abbiamo capito che cosa sono queste cose. Quindi ora questi due li taglio qua per ora, perché voglio levarmi dal cazzo la parte alimentazione. Ecco fatto. E così resto con il cazzo in mano e con il circuito in mano e posso capire un attimo cosa c'è qui. Una rondella spaccata come il mio cazzo. Questo coso ha lavorato per un sacco di tempo, guardate, c'è del nero, deve essere andato a fuoco il gruppo alimentazione. Però se non mi casca in terra, le lancette funzionano. Questo comando qua, il verde va al circuito e secondo me questo giallo, ecco, vedo un pezzettino di filo qui che spunta, e quindi può darsi che questo giallo vada qui, così, ecco, infatti, potrebbe darsi che sia così, perché questa è un'accensione che però gira completamente a vuoto. Perché gira a vuoto? Vedremo, togliamo questo. Gira a vuoto perché è una merda cagata und vomitata. Ora io il verde qui lo stacco qua. Poi ora smonto il potenziometro, che ha una rondella di prepuzio secco, e il potenziometro, eccolo qua. Qui c'è l'altra rondella. Ora, se riesco a togliere anche il circuito della radio, ci lavoriamo bene.
una vitina qui, un cazzo di VTA, 2 e 3, e sicuramente qui abbiamo adesso un'altra vite nascosta. Dove cazzo sta? È qua dietro, dietro il condensatore di sterco di capra, e il circuito si muove, viene via, ma ovviamente anche lui è connesso all'altoparlante. Quindi ora i fili dell'altoparlante noi li fidelcastriamo così e così, ed ecco il circuito della merdosa radio. Questo è un ponticello. Allora qui no, qui è semplicemente un pirlo che esce, quindi non è da lì che viene quel filo. Questi sono i collegamenti del, questo vaffanculo, chissà dove cazzo andava sto filo giallo adesso, chissà dove cazzo andava. Interruttore di accensione è qui, vedete questo pirlo rotante, se lo metto in off lui è in off, ma se lo metto in on mi si chiude un contatto, non bene ma mi si chiude, e se lo metto in auto ho bisogno di regolare tipo alle 9, adesso lo porto alle 9, l'allarme, ecco, in teoria lui avrebbe acceso, però non ha acceso un cazzo. Off, on e allarme, ecco allarme che però non torna in posizione, perché praticamente tu lo metti in auto e lui lo dovrebbe fare scattare, ma non fa contatto. Ok, è da pulire probabilmente, da ingrassare, questo lo vedremo. Però abbiamo questo filo qua verde che viene dalla scheda qui, che visto così sembrerebbe un negativo perché viene tutto attorno, ma potrebbe anche essere un positivo perché sta radio magari ha tutto al contrario, essendo fatta con i transistor PNP, non so come spiegarmi, però potrebbe essere che questo sia il rail positivo. In tal caso questo va all'interruttore e torna con questo giallo. E dove va questo giallo? La mia domanda è: dove cazzo va questo giallo? Perché io qui non trovo nessun punto dove sembra esserci traccia di una saldatura con un filo che si è rotto, perché qui ci sono gli altoparlanti, qui c'è questa specie di blu verde che non so che cazzo di colore è, che esce qui, e qui la saldatura è evidentemente rotta, e quindi ci deve essere il punto da qualche parte. Va bene, continuo a cercare, ed eccola, forse l'abbiamo trovata, e va qui perché qui c'è un cazzo rotto, ed è effettivamente un negativo, e l'unico cazzo rotto sta qua, perché qua c'è un pirlo arrotolato, qui non c'è saldatura, qui c'è questo che è lui, quindi era qua. No, questo non è lui, è troppo grosso, questo è lui. Ah, quindi il positivo entra qui, l'abbiamo trovato. Il negativo è quello che viene chiuso da questo contatto, e va al negativo lì e va al negativo qui meno. Perfetto, ora abbiamo capito finalmente. Adesso possiamo procedere a devastare ulteriormente la situazione qui. Io partirei dalla parte meccanica, e cioè da questo horloge con il contatto che non si chiude, con le vitine Katzen. Ed è tutto spaccato, i supporti sono spaccati. Infatti posso solo attaccarmi al cazzo, perché questa cosa non esce. E devo togliere le lancette. Come le tolgo le lancette? Bestemmiando. Che devo togliere il vetro. Come si toglie il vetro? Tutti i supporti rotti. Come tolgo il vetro? Oh Gesù. Oh Gesù, perché? Il vetro ha questi cazzi. No, questi sono i cazzi frontali. A me interessano i cazzi laterali. Vediamo se questo vetro esce. E ho spaccato la punta del coltellino, cosa che mi fa assolutamente incazzare. Il vetro esce così, ci sono i segni. Quindi il vetro è uscito. È eschilo. E ora, logicamente, devo togliere tutte le lancette,
Questo sarà atroce. È già atroce. Servirebbe l'estrattore di lancette che non ho mai avuto in vita mia. La lancetta è volata e sinceramente non la troverò mai più. La lancetta è letteralmente esplosa via e niente, abbiamo perso la lancetta. Vaffanculo. E non lo so. No, forse non è volata, forse è questa. Mi è rimasta in mano. Eh sì, perché ore, minuti e secondi e allarme. Va bene, non l'ho persa. Guardate che meraviglia questo coso di cartone. Di cartone con il resto della colla qui. Wow, potremmo pulire il mobile, il mobilio. Sempre se riusciamo a primo a ripararla, secondo a rimetterla in funzione. Io ne dubito. Telecron movement. Telecron. Ed ecco l'orologio. Telecron timer. Guardate che bello. È un telecron. Il contatto è su questa molla qui. Vedete, questa si alza e poi si abbassa e fa contatto. Quindi così. E si chiude. E queste molle sono arrugginite come la merda e quindi non fanno contatto. Ora vediamo. Guardate, questo è stato avvolto a mano, ma non è possibile. Qualcuno ha rifatto l'avvolgimento oppure è proprio così. Guardate, no, non ci credo. Questa cosa è da provare con la 220, perché qua gli va la 220. Passa attraverso questo condensatore. Allora, una cosa per volta. Vediamo il condensatore magico. Ci sta che magari questo è un lavoro fatto in fabbrica, fatto a mano come una volta. Quindi questa è una di quelle radio di Hong Kong fatte a manissimo. Ora io taglierò questo nastro, voglio vedere dentro. È incredibile. Ciò che sto scoprendo è una cosa mai vista. No, vabbè, ma questa è una cinesata di quelle. Non ci credo. Eh sì, questo o è stato riavvolto da qualcuno. Però guardate che roba. Fili girati a cazzo per creare un orologio che in qualche modo funziona. Ora io qua ci metterò un cartoncino però, perché non vorrei che tocchi lì sotto. No, questo non lo sistemerò mai. Se ci riesco sarà epocale. Una riparazione epocale, totalmente inutile, di un oggetto che fa veramente cagare in qualsiasi senso. Adesso dove cazzo lo trovo un cartoncino io? Io ce li avevo i cartoncini, ma chissà dove cazzo sono finiti. Avevo un pacchetto. Il carbonchio. Avevo anche il carbonchio. Cartoncino non c'è. Dov'è il pacchetto con il cartoncino? L'unico che ho conservato. Non ho cartoncini. Non c'è il carbonchio. Che cazzo ci metto ora? Ora cosa cazzo ci metto? Potrei fare il professional e metterci un foglio di plastica. Ma non ho neanche quello. Non ho un cazzo. Non ho più un cazzo. Ho buttato tutto. Non mi è rimasto più niente. Niente. Sono un uovo finito. Sono finito, non ho più nulla. Non ho più nulla, sono finito, sono secco. Sono merdosamente merdoso. Ci metterò della plastica ritagliata da questo bicchiere sporco trovato nella spazzatura. Perché non trovo altro. Quindi ora. E questo bicchiere li taglierò a cazzo e tagliali. Ecco, io gli metto un pezzo di plastica, devo metterlo lì, quindi questo coso deve essere, per dire, così e così. Ecco, se
sto riparando una cosa cinese, devo comportarmi da cinese, quindi devo fare le cose come se fossero... Ecco, vedete, questo ci entra perfettamente. Io lo metto lì. Perfetto. Devo solo rifilarlo un attimo e poi accorciarlo. E ora glielo ficco. Ora se tocco un'altra volta il treppiede della telecamera, io tiro una bestemmia e non la censurerò mai più. E mi farò buttare fuori da YouTube. Comunque questa cosa secondo me è così di fabbrica. Io non penso che qualche malato di mente si sia messo a riavvolgere il filo di un orologio per farlo funzionare ancora dopo averlo bruciato. Però la fuliggine qua dentro può voler dire che si è bruciato l'avvolgimento. E qualcuno lo ha rifatto a mano e a cazzo. In questo caso direi che lo ha rifatto a cazzo, non a mano. Questo è stato rifatto con il cazzo, girando il filo arrotolato sul cazzo per poi farlo passare qui. E quindi è venuta fuori questa cosa meravigliosa. Io adesso gli attacco la 220 così com'è. Voglio vedere che cazzo succede. Prepariamo immediatamente i cavi del suicidio. E però almeno una lancetta la dovremmo mettere. Mettiamo questa, che non è saltata via. Mi sembrava fosse saltata via, invece no, ce l'abbiamo qui. Mettiamo la lancetta dei secondi. Ora dovrei avere già pronto il cavo adatto. Invece no. Gesù. Ladro. Ladro. Quando cerco una cosa non la trovo mai, ma è possibile. Bastardo. Non trovo mai un cazzo. Realizziamo da zero il cavo del suicidio. Voi non fate mai queste cose. Non fatelo mai. Si prendono due alligatori e si buttano via, perché voi non dovete farlo. Io invece li ficco dentro qua. Vedete, da una parte e dall'altra. Perché qui ho la 220. Però ora attenzione, perché qua io avrò la 220 nel momento in cui lo collego. E quindi voi non dovete farlo mai. Perché poi adesso questi due con la 220 che devo ancora collegare li attacco qui e qui. E quindi ora io, in teoria, ficcando questa spina, dovrei ottenere due cose, una delle due. O una grande quantità di fiamme e fumo o un movimento della lancetta. Vediamo. Ecco, ho ottenuto effettivamente una quantità di fiamme e fumo. Per quale motivo? Cosa è saltato? Non è saltato niente. Perché questo ancora è sano? Cioè, ma questo filo è veramente collegato come la merda. Madonna mia. Che merda di filo. Allora, ho la 220 qui. Io non lo so, non ne sono sicuro a questo punto. Vediamo se gli arriva la 220 o se è saltato tutto. Allora, misura di tensione alternata. Sto collegando e... maledette sciuco. E ciò 24 volt. Buh. E da qua a qua. Ok, si è sicuramente rotto questo. Si è sicuramente rotto anche il mio cazzo. Quindi ora mi attacco con questo. E ricollego qua. 240 volt. Ok. Di nuovo proviamo questo cavo. Mi sa che è interrotto. Infatti si è interrotto, vedete?
questo cavo del cazzo si è interrotto. E sti cavi cinesi del cazzo. Va bene, perché si è interrotto? Probabilmente perché questo avvolgimento è una troiata vomitata, oppure probabilmente perché non sono passato attraverso il condensatore e quindi sono un coglione, un emerito coglione. Perché ragioniamo. Questi due andavano qui. Ok? Sono questi due. E l'altro ci va attraverso il condensatore. E quindi è questo che devo fare. Devo collegare il condensatore. Quindi questi due sarebbero una delle fasi. Va bene. Quindi questi due sono una delle fasi. Ed è il rosso. E diciamo che lo chiamiamo rosso. E quindi la collego qui. Poi, questo, per farvi capire che io non ne capisco un cazzo di motori e di collegamenti, questo è il filo rosso che va qui. Quindi io tra qui e qui ci devo andare così. Quindi condensatore, ok, e lui deve andare qui, dove c'è il filo rosso. Ma due punti aperte le virgolette, la mia fase che viene dalla spina e quindi da qui, questa è una e va all'orologio, e infatti va all'orologio, ma l'altra è questa e quindi va qui. Porco d***o. E quindi sono attraverso questo condensatore. E non so se come funzionerà a questo punto. Però io adesso lo collego e vedremo di nascosto l'effetto che fa, e cioè come esplode tutto. Lo collegherò da lontano, quindi attacco prima questo qui e poi attacco questo qua. E l'orologio sta funzionando. Quindi mancava il condensatore, va bene. Sta funzionando. Veramente pazzesco. Questo condensatore è un miracolo. Questo è un miracolo della scienza. Abbiamo un miracolo della scienza. Questo condensatore è meraviglioso. Vediamo se per caso sta scaldando. No. Questo è il condensatore. Ma voi non vedete un cazzo, logicamente. Come faccio a inquadrare? Comunque non sta scaldando. Fidatevi, il condensatore è completamente freddo. È a 23 gradi. Lo spinotto è a 24, questo qui. E l'orologio ha la bobinetta un po' calda, diciamo a 33 gradi vuol dire un cazzo. Quindi l'orologio sta funzionando. Chissà se è preciso e quanto è preciso. Ho anche capito il meccanismo dell'allarme. Adesso provo a dargli una pulita al sistema qui. Però dove sono i coitonfioc?